del vecchio. Allora, signore, vediamo, entriamo dentro in questa seconda tranche della lettera, sempre nella parte centrale, dove San Paolo presenta questi otto pilastri dell'opera pastorale del vescovo nella comunità cristiana, e quindi di chiunque nella comunità cristiana sa di essere chiamato a essere testimone della sua fede. A tutti ricorda queste cose. Quali cose? Quelle che sta dicendo o quelle che ha appena detto? Quelle che ha appena detto, perché il fondamento di questi otto pilastri non è negli otto pilastri, il fondamento è nel capitolo 1, nella prima parte del capitolo 2, è quello che abbiamo fatto giovedì scorso. Quello resta comunque valido, senza quello non puoi costruirci sopra i pilastri. Un pilastro per poter funzionare deve avere un buon fondamento, e il fondamento è quello che ha detto prima. Quindi il primo pilastro, che è un darsi da fare nell'insegnamento, non semplicemente un insegnare, un darsi da fare. Scongiurali. Bella questa parola con la quale comincia il primo pilastro, eh? Scongiurali, vuol dire proprio dare comande. Avete capito che è importante? Scongiurali davanti a Dio di evitare discussioni sulle parole. Sono discussioni che non servono a niente e portano alla rovina quelli che le ascoltano. Questa è una cosa strana per noi, che la prima cosa da fare sia quella di scongiurare a non buttare via il tempo in chiacchiere. Che senso ha? Ricordiamo che Timoteo deve lavorare a Efeso. Efeso, come tutto l'impero romano d'Oriente, la parte orientale, è tutto territorio ellenistico, cioè popoli che vivono secondo la cultura ellenista. La cultura ellenista è una cultura fondata sulla ricerca della verità, della ragione, sulla ragione. Non a caso la Grecia è la patria della filosofia occidentale. Però voi sapete che in Grecia non ci sono stati soltanto i grandi filosofi, Socrate, Platone, Aristotele, eccetera. Ci sono stati anche tanta gente che ci trovava gusto a cincischiare intorno a ogni parola, a farci sopra un castello, che in nome della filosofia e della sapienza in realtà si creavano problemi cervellotici. I sofismi, cioè creare tempeste in un bicchiere d'acqua, per esempio, ecco. E infatti sono chiamati i sofisti, coloro che fanno professione di sapienza, ma che però sono pieni di chiacchiere vuote spesso e volentieri. I sofisti. Certo, il boom dei sofisti è stato 300 anni prima di Cristo, 200 anni prima. Quindi all'epoca di Paolo è già un pochino più smorzata la cosa, come anche tante altre esperienze greche a livello culturale. Però c'è ancora questa tendenza a far diventare tutto problema, a chiacchierarci sopra, a inventare, a cercare di, che in fondo, spesso e volentieri, non è tanto il bisogno di approfondire le proprie conoscenze per capire, cercare la verità nascosta, è cercare di trovare il modo di convincersi che le proprie idee sono giuste, darsi ragione. Non cercare la ragione delle cose, ma darsi ragione a tutti i costi. Spesso e volentieri il pericolo era quello. C'era allora Gamo Resne, è vero o no? Dire che si vuole cercare soltanto mentre si è in testa qualcos'altro, si è preoccupati di qualcos'altro, di mettersi a posto, mettersi tranquilli, stando lì dove si è. Dietro c'è questo atteggiamento, e questo era l'atteggiamento soprattutto, questo cercare sempre spiegazioni nuove, addentellati nuovi. Cercare il pelo nell'uovo era specifico di molti eretici. Quindi non parla soltanto del modo di fare della cultura al di fuori della fede, della Chiesa, quindi la cultura normale dell'ambiente, del popolo nel quale si trovano a vivere, ma anche del modo di vivere la fede da parte di tanti cristiani. O notate, questo delle chiacchiere inutili era un problema così grave all'epoca che noi lo troviamo appunto nel versetto 14. Torna nel versetto 16, sotto un'altra angolazione. Evita le chiacchiere inutili. E torna ancora nel versetto 23. Evita le discussioni stupide e disordinate. Avete trovato? Tre volte in un contesto. Voi sapete che nella Bibbia, nella cultura biblica, ogni cosa che in un contesto viene ripetuta tre volte sta a dire un superlativo.
Quindi sta attento, questo è davvero un problemaccio. E oltretutto una tendenza che è propria della cultura greca dell'epoca, anche questa, di ridurre la fede a pura ricerca intellettuale. Ecco, alla fin fine c'è anche questo aspetto. E noi sappiamo che se la fede si limita alla testa, non arriva al cuore e non diventa vita, manca argoto. Le mie sì, Gesù non ha insegnato una dottrina, ha insegnato un modo di vivere, uno stile di vita, fondato su che cosa? Sulla presenza sua, sulla sua capacità di amare anche chi non lo merita, che è l'altra roba.